privato gestito da una compagnia teatrale, ve lo dico perché è venuta una situazione anomala che forse riuscirà meglio a spiegarvi anche il nostro percorso. Allora, dall'inizio alla media Francia, questo era l'argomento. Le tre parole che ci hanno mosso subito dall'inizio sono state o comunque i tre verbi, coinvolgere, divertire e divertirsi e condividere. La nostra partenza è stata una teca che noi abbiamo al museo, che contiene i pupi siciliani della famiglia Cuticchio, una delle famiglie più importanti non in Italia ma al mondo. Come forse sapete, l'opera dei pupi è iscritta come patrimonio dell'UNESCO. Siamo partiti da lì e siamo arrivati a due obiettivi. Il primo, quello di rendere i ragazzi autonomi a compiere visite guidate presso il nostro museo e a tenere laboratori in qualità di atelieristi, laboratori che loro stessi hanno creato. Secondo, uno spettacolo teatrale dal titolo di Pupi Casolani. Detto questo, io chiamo un attimo Fulvia Martini, la docente d'italiano della classe seconda, ora terza A di Casa Valsegno, con la quale abbiamo scritto veramente a quattro mani questo progetto. Per questo voglio ringraziare l'INCI, perché tante volte ci è capitato di collaborare con le scuole, ma questa volta siamo partiti dall'inizio veramente insieme. Quindi quello che il risultato è stato un frutto proprio comune, proprio di condivisione. Uno degli aspetti più importanti è stato proprio il lavoro con il museo. I ragazzi hanno prima imparato e hanno conosciuto che cos'è il museo, hanno visto cosa c'è nel museo, come funzionava, hanno iniziato a lavorare con i burattini e un pochettino anche con le marionette e con i pupi. In particolare dopo loro hanno fatto lezione alle classi più piccole, una prima elementare e una classe della scuola materna. Hanno insegnato loro come costruirli con la carta e come utilizzarli, hanno spiegato come funzionava il museo di fronte alle domande degli alunni. L'altro lavoro grosso è stato mettere insieme quelle che erano le opere che ci servivano per riuscire a realizzare lo spettacolo, partendo dalle due più recenti, che erano L'Orlando innamorato e L'Orlando furioso, e riprendendo solo alla fine la chanson di Orlando, che era la prima stata scritta. Ora passo alla parola alle due ragazze che abbiamo portato, Jennifer e Letizia, che vi spiegheranno come hanno lavorato. Buongiorno a tutti, io sono Letizia Malavolti. Oltre ad essere un'attrice ho anche seguito i lavori manuali come costruire i pupi, le ombre e molti altri oggetti come gli oggetti di scena. E ordinavo gli oggetti prima dello spettacolo. È stato molto divertente, mi ha aiutato a sentirmi più sicura con la gente e per questo ringrazio molto tutti per questo meraviglioso lavoro. Buongiorno, sono Jennifer Marcomini. All'interno dello spettacolo ho avuto il ruolo di coordinatrice, cioè ricordare gli appuntamenti usando WhatsApp e guardare se avevano fatto il compito. Abbiamo usato anche un'email e Dropbox, ma non lo sapevamo tanto usare. Questo ruolo mi ha aiutato a essere più sicura di me stessa. E veniamo allo spettacolo. Per lo spettacolo ci sono Samuele e Nadir. Lo spettacolo è stato ideato insieme, la regia ovviamente, poi diciamo che abbiamo stretto noi come compagnia teatrale, ma vi devo dire che i testi, le scenografie e tutta la parte drammaturgica è stata fatta dai ragazzi. Ciao a tutti, io sono Nadir e il mio ruolo nello spettacolo era del re Carlo Magno. Io avevo scritto dei testi, parlavo e cantavo in rima su testo rap, collegando tutte le varie scene dello spettacolo. E a scrivere il testo mi aveva aiutato un altro mio compagno di classe, che fa scuola di canto, che oggi però non è presente. Buongiorno, io sono Samuele Righini e nello spettacolo interpretavo Orlando e prima di fare questo progetto pensavo che le tecniche di recitazione fossero soltanto uno, ovvero la voce, mentre grazie a questo spettacolo ho capito che ci si può esprimere anche attraverso altre tecniche e così grazie a questo
tecniche, tutti quanti si sono potuti esprimere nel loro modo. Vi passerò a vedere solo 5 minuti di questo video che è stato girato, gli ultimi atti sono stati girati il giorno stesso della prima. Voi vedrete un mea culpa collettivo dei ragazzi, è molto divertente, le interviste non le abbiamo tagliate, sono quelle, questo è il frutto del nostro lavoro. Come vi diceva Samuele, il teatro di figura facilita molto l'andare in scena, perché capite molto bene che chi si sente può parlare, può cantare, può danzare, ma chi è più timido comunque non riesce a vincere la parte di chiama, può invece lavorare con i burattini, con i pupi, e quindi stare al di là di un teatrino oppure l'utilizzo delle ombre, come vedrete. Grazie ancora per questa grandissima opportunità.